Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi rispondo ad una signora e anche ad un signore i quali mi chiedono: dottore, ma se non funzionasse l'MP3 DCS di autoipnosi DCS vera e professionale, che succede? Beh, io gli ho detto: ragazzi, dalle mie esperienze l'audio MP3 di autoipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola funziona al 1001%, se solo se segui le istruzioni alla lettera. Poi purtroppo garanzie non ce ne sono, per cui non venire da me se non sei convinto e convinta. Vai da altri, c'è un sacco di materiale gratis su internet, oppure a pochi euro. Ok, vai lì, compri, prova, ti rilassi, fai, poi giudica sui fatti, oppure vai da qualche guru, da qualche disciplina alternativa, insomma fai qualcosa per il tuo problema, tuo e del tuo caro. Il sottoscritto, il dottor Claudio Saracino e l'associazione Ipnologi Associati non ha interesse di fatto a vendere, non vendiamo di fatto, ma la nostra missione è divulgare il metodo DCS, di ipnosi DCS vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, e non vogliamo la gente che sia obbligata a comprare o a comprare senza obbligo. Per cui se non sei convinta, convinto, perché hai paura che non ci sia la garanzia e se non funzionasse, se parti già sconfitto e sconfitta con dei dubbi, bene, non venire da noi, ragazzi. Cioè non... perché vedo molta gente, qualcuno che dice: dottore, non funziona, magari anche qualcuno che l'ha già comprato, e dico: quanti giorni sono passati? 4, 3, 5. Ma scusami, se nelle istruzioni c'è scritto minimo 30 giorni, diciamo la media è 30, perché a Los Angeles e in tutto il mondo la media per eliminare un problema con un Audi MP3 DCS, attenzione, ma non significa che ti devi fermare su un solo audio, se quel problema bene, se no devi continuare, no? È in media 30 giorni. Questo è il punto, perché noi dell'associazione Ipnologi Associati, il sottoscritto, non facciamo né diagnosi né terapie né curiamo, per cui è il tuo medico curante che deve dirti cosa hai, e poi tu scegli complementarmente, in modo complementare, le medicine che prendi in qualsiasi parte del mondo in cui abiti, anche le parole, le suggestioni DCS potentissime e naturali dell'audio MP3 DCS che tu scarichi. Per cui se tu pensi di avere panico, depressione, problemi alla tiroide, problemi di circolazione del sangue, oppure entusiasmo, autostima, timidezza, scegli quell'audio che fa per te, devi essere consapevole che sei tu che scegli, poi devi seguire alla lettera le istruzioni, eh? Non esistono garanzie, ragazzi, non esistono, perché le variabili sono tantissime. Io non sto a casa tua a controllare come lo usi, che cosa metti. C'è molta gente che dice: io uso le cuffie, gli auricolari. Ma se ti ho detto che nelle istruzioni non devi usare gli auricolari, perché utilizzi gli auricolari? Eccetera, eccetera, eccetera. Il metodo DCS, l'ipnosi DCS, dà risultati, fidati, perché non stiamo qui a vendere di fatto. Non spingiamo le vendite, non ci importa, però devi seguire le istruzioni alla lettera, che sono istruzioni facilissime nell'uso, a prova di nonno, a prova di pigro, a prova di idiota. Non rubano il tuo tempo, non ti costringono a mettere auricolari, non chiedono il tuo impegno, quello del tuo caro, non abbiamo bisogno della tua partecipazione, dell'ascoltare, del seguire, di scendere montagne, ruscelli, vedere la luce, eccetera eccetera, come l'ipnosi conformista commerciale o altre discipline. Non richiede la tua volontà, per cui il metodo DCS e i supporti DCS possono essere utilizzati anche con il tuo caro che magari non vuole essere aiutato o non può essere aiutato. Immagina un vecchietto di 90 anni, 70 anni buttato nel letto in coma da molti anni, oppure che non ragiona più, con demenza senile, non è che partecipa. Gli altri professionisti dell'ipnosi conformista e commerciale, sinceramente, lì non possono fare nulla, mentre il mio metodo, ripeto ancora una volta, DCS del dottor Claudio Saracino, di ipnosi DCS vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunito, del professor Michelangelo Garai, miei maestri, miei mentori, che mi hanno trasmesso tutto il loro sapere
di quasi un secolo, possiamo dire, dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, bene, può fare moltissimo per chi non può, come i vecchietti, per chi ha demenza senile, per chi ha ictus, per chi ha paralisi, per chi ha epilessia, sta buttato nel letto H24, oppure anche per i giovani che stanno davanti alla TV con la bottiglia di vino magari accanto, e tanta altra gente che purtroppo non vuole il tuo aiuto, magari un tuo caro, tuo figlio, tuo marito, tua moglie. È logico che anche lì devi seguire la lettera e le istruzioni. È meno facile, come si può dire, ottenere risultati, perché la persona non vuole il tuo aiuto, magari perché è piena di sensi di colpa, quindi vuole punirsi da sola. Quindi con la volontà non riesce a capire la ragione per cui non si alza e va da un guru della tua zona a sedersi a provare anche l'ipnosi, no? Vera e professionale con un professionista della tua zona, ma sta fermo lì. Per cui, riassumendo, non ci sono garanzie, non chiediamo di vendere, non ci importa, noi vogliamo dare quella speranza concreta, con i fatti, come San Tommaso, come è successo a me quando, tanti anni fa, con mio padre, quando ebbe l'ictus, per la gente di buona volontà che le ha provate tutte. Per cui ti consiglio, prima di andare da qualche guru, se non riesci ad ottenere risultati, perché magari sei capitato da un guru bla bla, prova magari degli audio gratis di meditazione, di ipnosi, autoipnosi gratis che trovi su internet in qualsiasi parte del mondo, oppure anche comprali a pochi spicci, costano 5 euro, 10 euro, 20 euro, non lo so. Poi dopo, se non risolvi il problema, vedi, tanto rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorni, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Io con mio padre ho speso soldi, ma ci credevo, ho iniziato da $100 la seduta online su Skype con la dottoressa Rina Brunini nel 2008, a parità di condizione, che non sia da Striscia la Notizia, ma che ti costa iniziare a provare? E poi, se funzionasse, immagina quando funzionerà, perché funziona, non metto la mia faccia qui. Non ho bisogno dei tuoi soldi, ragazzi, va bene? Non ho bisogno, sto bene per le prossime 40 vite, grazie a Dio. Eppure sono partito da studente lavoratore senza una lira in tasca. E poi, grazie alla mia mente, all'ipnosi di CS vera e professionale, sono riuscito a capovolgere il mio destino, la mia vita, ok? Chi mi conosce lo sa, ho messo solo 10 anni per mettere la mia faccia qui e filmarmi, e infrangendo, immagina quante critiche o risatine sotto i baffi ho ricevuto, anche da parenti o da amici stretti, che lì per lì mi hanno detto: ma al tuo posto non l'avrei fatto. Ma io sono convinto che finché sono su questa terra, finché avrò l'ultimo dei miei respiri e farò l'ultimo dei miei passi, dirò l'ultima delle mie parole, diffonderò questa parola. Che tu con la tua mente, le parole scritte, create ad arte, perché l'ipnosi, prima di essere scienza, perché riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa nel 1958, dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e Papa Pio IX, il Papa polacco, Papa Wojtyla, si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva ben 12, oltre 12, come c'è scritto nella sua biografia, e se noti nello sport, la Juventus, l'Atletico di Madrid, utilizzano l'ipnosi vera e professionale, con la V maiuscola, non l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura. E inoltre ci sono molti e molti campioni dello sport nel mondo, vai su internet e documentati, che utilizzano l'ipnosi, che sono solo parole, però create ad arte. Non è che tutti sono bravi a dipingere e tutti sono artisti, ragazzi. Tutti, anche nel mondo dell'ipnosi, conoscono, sono certificati come ipnotisti. Uno mi ha detto ad una volta, ad un corso: io sono un ipnotista. Sì, ma tu quante ore di volo hai? Quanta esperienza hai? Cosa hai fatto? Ti posso garantire che io le ho provate tutte da autodidatta finché non sono arrivato al metodo di ipnosi vera professionale della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Michelangelo Garai, miei maestri, miei mentori, miei associati. Non credere a nessuna parola del sottoscritto. Ripeto ancora una volta, non esiste nessuna garanzia, esistono i fatti. Al tuo posto io, cioè, mi tufferei. Tu considera che io, prima di essere un professionista dell'ipnosi vera e professionale, ho speso circa 100.000 euro in giro per il mondo per formarmi sull'ipnosi, finché non ho trovato la mamma delle mamme, come racconto anche nella mia fanpage Ipnosi e Autoipnosi, nel mio libro che pubblicherò a breve su Amazon. Per cui
non confondere l'ipnosi paura, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi conformista commerciale, l'ipnosi ti metto tra due sedie, ti faccio sentire la scossa elettrica, ti faccio dimenticare il tuo nome, con l'ipnosi vera e professionale, l'ipnosi DCS, ok, che lavora per obiettivi, non per tentativi, come i guru bla bla. Fammi tutte le domande del caso e visita la mia fanpage su Facebook Ipnosi e Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che può cambiargli la vita, come è successo a me nel 2008. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E a conclusione delle conclusioni, a prescindere dal sottoscritto, documentati, visita riviste scientifiche mediche internazionali come Lancet, Life, che trovi su internet, rapporti ipnosi essere umano. Poi il fatto che non sia pubblicizzata l'ipnosi vera e professionale nel mondo, dattela da te la risposta, perché se tu puoi risolvere il tuo problema con una parola a livello subconscio creata ad arte, comprerai più quella cosa? Ok, un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino. Pauca intelligentibus, dicevano i latini. Poche parole alle persone intelligenti. Un bacio, un abbraccio ancora. E chiudo, altrimenti staremo qui ore e ore. E anch'io lavoro. Grazie. Un bacio, un abbraccio. E alla prossima dal dottor Claudio Saracino.